Buongiorno, buongiorno, ben svegliati, ben svegliati, ben svegliati. Forza e coraggio, è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana, poi domani i più fortunati dormono. Quelli meno fortunati avranno da fare probabilmente le pulizie di casa, non so, cosa fate il sabato? Non lo so, chiedo, per un amico. Comunque siamo arrivati a venerdì, la quinta puntata di questa rubrica che esce ogni mattina alle 8 qui su YouTube. Rubrica senza alcuna pretesa, ecco, lo dico per quanti magari pensano, ma che me frega a me, è una rubrica così, per passare 10 minuti insieme la mattina e per raccontarci qualche notizia di quelle che girano su internet, che girano nel mondo, ma che in qualche modo hanno a che fare con gli argomenti che affrontiamo sul sito fabioambrosi.it. Sul sito fabioambrosi.it, oltre ai tutorial di Premiere, di After Effects, eccetera, eccetera, ci sono anche le notizie, delle notizie su tematiche che chiaramente ci possono interessare, quindi informatica, nuove tecnologie, televisione, spettacolo, cose varie, insomma. Se vi fa piacere fate una capatina sul sito e capirete meglio di che argomenti parliamo anche la mattina. Oh, sto guardando un attimino anch'io quello di cui possiamo parlare quest'oggi, perché in realtà ci sono due cose interessanti di cui parlare. Di una cosa parleremo lunedì, perché merita l'inizio settimana, ecco. Lunedì parliamo di Meta e parliamo di Facebook, parliamo di Instagram e di WhatsApp, ma ne parliamo lunedì mattina, ok? Oggi però, visto che è venerdì, vorrei, visto che ormai stiamo andando in questo modo, ecco, a seconda della giornata mi aggancio al tema principale della giornata per raccontarvi qualcosa. Oggi è venerdì e su Amazon Prime, devo fare attenzione perché mi confondo le piattaforme, ci sono talmente tante piattaforme, ora è uscita anche Paramount Plus e rischio di fare confusione. No, su Disney Plus, no, su Amazon Prime, ecco, Amazon Prime, il venerdì esce un nuovo episodio di una nuova serie televisiva che sta dividendo letteralmente i social. Da una parte c'è chi dice che è una serie televisiva rivoluzionaria e che da questo momento in poi è cambiato e cambierà il modo di fare le serie televisive. C'è invece chi dice che è una grandissima cavolata e che in realtà non sta cambiando nulla, ma che hanno preso l'ennesima toppa. Sto parlando della serie dedicata al Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere. È una serie che è costata solo di diritti d'autore 150 milioni di dollari, ok? Solo di diritti d'autore, quindi solo per poterla fare e avere l'autorizzazione per prendere spunto dai libri di Tolkien. Jeff Bezos, sì, proprio lui in persona ha cacciato 150 milioni di euro. Quando dico in persona non dico in maniera figurata, dico che è proprio sceso lui nella trattativa per acquisire i diritti, perché è un appassionato di fantasy, è un appassionato di questo meraviglioso mondo di Tolkien e ci teneva a farlo realizzare da Amazon Prime. Con tutti i rischi, perché chiaramente mettere mano all'immaginario di Tolkien è sempre molto pericoloso, ci sono i fan più accaniti che se cambi una virgola, giustamente, sottolineo, giustamente si arrabbiano, e poi comunque ricreare in maniera fedele il mondo di Tolkien è sempre un grandissimo, diciamo, casino, sì, è un po' un casino, perché Peter Jackson ci ha fatto 3 film, ok? Da 2 ore e mezza ciascuno. Di Amazon Prime ci sta facendo una serie di 8 puntate da 1 ora ciascuna, quindi sono 8 ore di fantasy, che da un punto di vista meramente tecnico è veramente un casino fare, ok? Perché c'è molta computer grafica, c'è molto compositing, no? Noi nei corsi di After Effects qui su YouTube vediamo come funziona After Effects in maniera molto semplice. Immaginate di dover girare un'intera scena in green screen e poi doverci aggiungere dei landscape, quindi dei paesaggi completamente generati al computer, unirci anche dei pezzi di set magari reali ma girati in maniera diversa. È un investimento importante. Non entro nel merito della discussione, c'è su YouTube uno youtuber molto bravo che io vi consiglio di seguire perché è veramente molto bravo, si chiama Paolo Nardi, lo voglio citare, lo voglio ringraziare personalmente,
perché è un grande esperto di Tolkien, un grande esperto di tutto quello che riguarda non solo il Signore degli Anelli, ma in generale la Terra di Mezzo. Stavo per dire Arda, che poi in realtà è il mondo. Vabbè, non ci complichiamo la vita. Se vi va e vi interessano queste cose, seguite lui, che è molto più bravo di me e può dare dei giudizi più tecnici sulla scrittura proprio della serie. Non è molto contento, ve lo anticipo subito. Se non avete idea di cosa sto parlando, andate su Amazon Prime e iniziate a vedere Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere. È una serie comunque molto piacevole, se non volete proprio aggrapparvi diciamo, alla fedeltà e a tutto il dibattito che sta prendendo piede. Se volete passare un po' di tempo, guardatela perché è una serie che sicuramente vale la pena. Se poi non avete visto nemmeno Il Signore degli Anelli di Peter Jackson o Lo Hobbit perché vi fa cagare il fantasy, alzo le mani, liberi, liberi, liberi. Siamo in un mondo completamente libero. Fatemelo sapere nei commenti piuttosto che sono interessato. Ci vediamo lunedì con la sesta puntata, quindi lunedì mattina alle ore 8, puntuali come sempre per questi 10 minuti di chiacchierata. Se vi registrate a questo canale YouTube, a me fa molto piacere, per voi è solo un click, per me invece è fondamentale per far crescere questo canale YouTube. Passate parola, se vi fa piacere, condividete questo video con i vostri amici. Cercatemi su Instagram, Ambrosi Fabio, mettete un like. No, su Instagram non ci sono i like, c'è semplicemente la possibilità di seguire. Quindi seguitemi anche su Instagram e se volete partecipare ai corsi a distanza di Premiere Pro, ne abbiamo già parlato, mandatemi una mail presto perché tra poco i posti finiranno. Premiere Pro e After Effects, quindi info@fabioambrosi.it per i corsi di formazione. Grazie ancora per il supporto, grazie anche per i tanti commenti. Tra qualche giorno magari ne leggeremo anche qualcuno perché poi è bello avere un dialogo anche con voi. Questo è un appuntamento non in diretta, quindi non posso leggere i vostri commenti adesso, ma li recupereremo nei prossimi giorni. E buon weekend, mi raccomando, fatemi sapere cosa fate, sono molto curioso. A lunedì prossimo, ciao!